Radio Radicale, siamo con l'onorevole Buonpane del Movimento 5 Stelle per capire che cosa sta succedendo nella fase di discussione generale della legge di bilancio. Allora, oggi c'è stata qualche polemica sia per le audizioni sia per la mancata diretta web. Che cosa è successo? Per le audizioni noi riteniamo che comunque il lavoro parlamentare svolto già in prima lettura abbia dato modo sia alla maggioranza che all'opposizione di acquisire una serie di dati che hanno permesso di arrivare al frutto odierno del lavoro parlamentare. Per quanto riguarda la diretta via web, diciamo che era una richiesta alquanto bizzarra da parte delle opposizioni, perché come poi hanno confermato anche gli uffici, in sede referente non si è mai visto una diretta via web dei lavori. C'è anche una pronuncia della Giunta per il Regolamento in tal senso, che dice che addirittura se c'è l'unanimità dei componenti della Commissione che vota per la diretta web, comunque non può essere autorizzata dalla Presidenza. Ecco, in merito ai rilievi che le audizioni erano state fatte nella precedente lettura alla Camera e che oggi ci ritroviamo una manovra, diciamo, diversa rispetto alla prima lettura, che cosa può dire? Guardi, è una manovra diversa. Noi per la prima volta abbiamo avuto un maxi emendamento che raccoglieva solo ed esclusivamente le proposte presentate nelle commissioni. Non si era mai visto, infatti, nelle passate legislature, nelle passate esperienze governative, noi vedevamo nei maxi emendamenti norme mai viste in sede di discussione che venivano infilate di notte nel maxi emendamento. Questa volta, per la prima volta, è successo diciamo, il cambiamento, cioè che il maxi emendamento ha semplicemente raccolto una serie di proposte emendative di maggioranza e di opposizione e le ha raccolte nel maxi emendamento. È giusto che l'ufficio parlamentare di bilancio venga qui oggi nel pomeriggio? Poteva venire anche Tria? Sì, è giusto, può solo arricchire la discussione sicuramente. Sarà interessante capire adesso l'UPB come si porrà su questa manovra che alla fine ha avuto il placet dell'Unione Europea. L'ultima domanda, ritiene che le opposizioni abbiano come obiettivo quello di arrivare all'esercizio provvisorio per mettervi in difficoltà? Così mettono in difficoltà il Paese, non la maggioranza di governo. Non penso che sia un atteggiamento prospettabile da parte delle opposizioni, perché in buona fede non le ritengo così irresponsabili. La ringrazio l'onorevole Buonpane del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi.